Maggioranza in fibrillazione sulla manovra di bilancio e legge di stabilità, il colpo di scena in tarda serata nel corso dei lavori sul bilancio di previsione, tutto nasce dal voto contrario su alcuni atti del consigliere Armandino D'Egidio. Da lì un lungo conclave che non ha disinnescato la bomba scoppiata sull'utilizzo delle risorse sugli emendamenti, senza copertura. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, ha chiesto la verifica del numero legale e tre consiglieri del centrodestra, Michele Iorio, Aida Romagnuolo e Armandino D'Egidio, hanno abbandonato l'aula a seguito della richiesta di voto per appello nominale sui provvedimenti in agenda. La maggioranza ha dovuto prendere atto della mancanza di numeri sufficienti. E mentre il presidente Donato Toma dovrà trovare nuovi equilibri, non solo economici. Bilancio significa bilanciare, quindi deve essere scelte le strategie e devono essere date le coperture. Noi siamo concentrati molto sulle priorità, il sociale sempre in prima linea e sulle coperture che debbono essere date. Spero che nessuno di noi pecchi in egoismo e si faccia un lavoro di squadra. L'opposizione attacca duramente. Per il Movimento 5 Stelle, Toma non ha più la maggioranza. Donato Toma non ha più la maggioranza per governare la Regione Molise. Durante l'approvazione del bilancio, il documento più importante appunto per una regione, abbiamo chiesto la verifica del numero legale che non c'è più. Significa che sono rimasti in soli 10 uomini di maggioranza e praticamente il destino del Molise è appeso alle richieste di ogni singolo consigliere. Questo è assolutamente inaccettabile. È evidente che è difficile approvare un bilancio ad un anno dal voto, è altrettanto evidente che le richieste dei consiglieri di maggioranza stanno aumentando e quindi è difficile trovare la quadra sui conti regionali. Il castello di sabbia sta ormai crollando e purtroppo ancora una volta a pagare le conseguenze sono i cittadini molisani che invece sono in attesa di boccate di ossigeno. Purtroppo ancora una volta la maggioranza di centrodestra è totalmente lontana dai problemi reali al di fuori di questo palazzo ed invece è solo concentrata a preservare le proprie ambizioni, le proprie aspettative e la propria poltrona. Al vetriolo anche il Partito Democratico. Un bilancio che richiama questo scatafascio politico, perché è un bilancio tecnicamente disastroso, che condanna i numeri del Molise su occupazione, sviluppo, servizi della sanità, servizi della regione in generale, a dei numeri terribili. Siamo la regione che va più indietro d'Italia.